A lei la parola. Grazie signor Presidente. Devo dire che è un po' uno scherzo del destino il fatto che ci stiamo occupando di Brexit proprio a valle della discussione delle votazioni su uno dei disegni di legge destinati a trasformare l'Italia in fraccaropoli, la nostra Repubblica democratica, una Repubblica basata sul principio di rappresentatività che si vuole trasformare in una democrazia diretta. Ed eccoci qui a discutere di uno dei più evidenti, monumentali fallimenti della democrazia diretta che si siano mai visti al mondo. Brexit è stato un referendum nel quale la politica del Parlamento di Westminster, uno dei parlamenti più antichi del mondo, probabilmente quello nel quale ha sede il principio stesso della democrazia rappresentativa, ha preso, diciamo, una musata, ha dato una testata nel muro, andando a spogliarsi di quella che era una doverosa responsabilità di una classe dirigente, cioè quella di prendere una decisione su una materia estremamente complessa come l'appartenenza del Regno Unito dal 1973 ad oggi sostanzialmente nell'Unione Europea, e trasferire tutto a una semplice domanda: volete voi cittadini del Regno Unito restare nell'Unione Europea oppure no? Una domanda che non era una domanda semplice, era una domanda semplicistica, non era una domanda che voleva coinvolgere in un processo democratico i cittadini del Regno Unito, ma voleva semplicemente spogliare una classe dirigente inadeguata da quella che era una precisa responsabilità, quella di trovare una soluzione complessa a un problema complesso, perché a questo serve, signor Presidente, la politica, a questo serve il Parlamento. Vede, c'è una bellissima citazione che ho trovato negli scritti di uno scrittore israeliano che ci ha lasciato qualche tempo fa, Amos Oz. Amos Oz ha detto che il contrario del compromesso non è l'integrità. L'ascoltare il proprio avversario, trovare un punto di caduta, non significa perdere la propria integrità, perché il contrario del compromesso è l'integralismo, è la violenza, è la chiusura, è il mancato ascolto. E questo è stato quello che abbiamo visto all'opera durante la campagna elettorale della Brexit. Non dimentichiamo che quel dibattito è stato inquinato da montagne di false informazioni. Lo voglio ricordare oggi, giornata nella quale Facebook ha chiuso 23 pagine del suo social media che diffondevano false informazioni per conto della Lega e del Movimento 5 Stelle e che sono andate pesantemente a inquinare il nostro dibattito politico in Italia, come è successo in altri paesi e come è successo durante la Brexit. Chi non ricorda la promessa per la quale, uscendo dall'Unione Europea, si sarebbero recuperate 350 milioni di sterline la settimana per il sistema sanitario nazionale britannico? Era un falso, ma su quel falso il popolo britannico è andato a votare, perdendo un enorme patrimonio di collaborazione, un enorme patrimonio di cittadinanza. Elementi non soltanto legati alla storia, ma anche alla biografia delle persone, perché se guardiamo a quanti britannici vivono nell'Unione Europea, quanti bambini sono nati da coppie di Erasmus, quanti italiani sono andati lì, quante storie di vita andranno a essere interrotte da un voto che non è stato consapevole, non è stato un voto di maturità democratica, ma ripeto, è stato un voto che ha condotto a un enorme problema. E allora noi con questo emendamento andiamo a chiedere di tutelare quei cittadini britannici le cui classi dirigenti non hanno tutelato a sufficienza, dicendo che coloro che sono qui, che vivono tra noi e che lo fanno ormai da tanti anni, se dovessero interrompere quel soggiorno di 5 anni che serve loro per avere il permesso, non dovranno essere penalizzati. Però attenzione, richiamo l'attenzione dei colleghi su questo: stiamo andando a normare su questioni minute che però sono il sintomo di un problema enorme, quello, ripeto, di aver ridotto la politica a passacarte, di averla spogliata delle sue responsabilità e aver legittimato la truffa della cosiddetta democrazia diretta, dove si vuol far credere che il cittadino decide e invece a decidere sono le lobby
di coloro che sono in grado magari di promuovere referendum propositivi, che magari stanno da qualche parte a Milano e spostano la sovranità popolare da queste aule, l'unico luogo dove quella sovranità risiede, per spogliare alla fine i cittadini del loro diritto dovere di decidere, ingannandoli sul fatto che saranno loro, quando alla fine loro davvero perderanno la possibilità. Grazie. Di decidere. Non ci sono altre prenotazioni di intervento. Pongo dunque in votazione l'emendamento 14.100 Ungaro con prore contrario.